Amici sportivi, bentrovati per un'altra puntata molto molto carica di spunti, ma anche carica di, secondo me, di frizioni fra i quattro dell'Ave Maria che corrispondono ai nomi di Fabrizio Vitale. Ciao Fabrizio. Ciao Guido, bentrovati. Di Salvatore Geraci, sempre pronto con la sua coppola d'ordinanza. Ciao Salvatore. E con Ciao, Giuseppe ragazzi. Leone, che rientra dopo una domenica di assenza, come si dice nel gergo calcistico. Ha scontato la squalifica e adesso rieccolo carico. Ci dobbiamo accontentare di un pareggio a Pisa dopo una partita che per 80 minuti, 75 circa, è stata strepitosa, forse la migliore, sì o no? Adesso vediamo. Dobbiamo fare un referendum per chi tira i rigori al posto di Brunori, sì o no? Adesso lo vediamo. C'è un salto di qualità in corso, e lo dico sulla base delle scelte di Corini. Anche questo è un argomento che dobbiamo affrontare e lo faremo, bontà vostra, anche con i vostri commenti, che vi raccomando debbano essere abbastanza brevi. Se fate domande vi rispondiamo, se date delle opinioni datele brevi, perché altrimenti diventa complicato leggerlo. E comincerei questa volta da Fabrizio Vitale, che... non so da che parte stai tu, dal bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Ma io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, perché ho visto una partita di straordinaria intensità, di grande tecnica e di abnegazione anche tattica di un certo tipo. È normale poi avere il rammarico di non aver portato a casa questa partita, credo che al Palermo ce l'abbiano tutti, Corini credo sia il primo a pensarla così, però questo fa parte di questo percorso che è iniziato tanti mesi fa. Io vedo una costante in crescita, la migliore prestazione insieme a quell'offerta contro il Frosinone. Ci sarà chi dirà, sì vabbè, però non siamo nei playoff, a parte il fatto che i playoff non fanno parte dell'obiettivo in teoria annunciato di questa stagione. Secondo me Palermo andrà ai playoff e farà anche la parte della mina vagante, se gioca così. Io vedo chiaramente il bicchiere mezzo pieno. Giuseppe Leone, dopo una settimana di assenza hai diritto a sfogare le tue parole su questo Palermo, che non lo so se... si discute da due giorni, io sono anche condizionato un po' dal vedere i tanti social, ho sentito varie opinioni, quasi tutte rispettabili, in un campionato tra l'altro che eccelle sia per equilibrio che per contraddittorietà dei risultati e di prestazioni fra tutte e 20 le squadre. Giuseppe. Ma guarda, Guido, sicuramente il percorso di crescita di cui parlava Fabrizio non è per me neanche ormai in discussione, è lampante sotto gli occhi di tutti, parlano le prestazioni, però è chiaro che per me dopo questa partita di sabato a Pisa è più il bicchiere mezzo vuoto da vedere, perché cominciano a essere un po' tante queste occasioni sprecate, che poi si traducono in punti buttati al vento, perché il Palermo avrebbe potuto assestare un bel colpo a Bolzano 10 giorni fa, lo avrebbe potuto fare a maggior ragione 2 giorni fa contro il Pisa, però il Palermo poi sabato col Pisa ha meritato di pareggiare, perché quando sbagli un rigore vai avanti comunque, e poi hai 3-4 occasioni limpide per segnare il raddoppio, più altre 2-3 occasioni, anzi situazioni pericolose anche lì per andare in gol, quindi già potevi chiudere la partita nel primo tempo, ci riesci tenendo in vita l'avversario, mi viene da dire che poi è quasi giusto che ti meriti di essere punito, perché il calcio è questo. Il discorso li abbiamo fatti a parte invertita con la Ternana, che si era divorato un primo tempo dominato e poi ha anche rischiato di perdere. Cosa posso dire una cosa? Evidentemente il Palermo non è pronto. Evidentemente il Palermo non è pronto. Di questo vorrei parlare, quindi, però e quindi una dico, sola per me il discorso è chiuso. Cioè, se il Palermo non vince con la Ternana per tutta una serie di motivi, se il Palermo non riesce a vincere una partita che domina col Pisa, evidentemente non è pronto. Le ultime 10 partite ci diranno se il Palermo è in grado di fare i playoff. No, io vorrei capire Punto. Più in là se questo è già uno scatto che è avanzato. Però una piccola precisazione su Giuseppe, perché tu dici che il bicchiere è mezzo pieno, lui dice che è mezzo vuoto. Il rigore di Brunori è un problema e se ne parlerà senz'altro, se ne parlerà anche in questa trasmissione, però
il peso dell'errore secondo me è un po' marginale rispetto ad altri errori, perché dopo 4 minuti Palermo ha segnato comunque il gol del vantaggio. Ma infatti Guido, diciamo, il gol di Mariano di fatto poi annulla l'errore di Brunori dal dischetto. Io parlo e di paradossalmente sì, ed è bene. No, va benissimo, quello là è un punto di vista che è condivisibile. Dopodiché potremmo anche dire che Di Mariano, che secondo me è stato fra i tre migliori in campo, ha la responsabilità di quel secondo gol, quello sì che avrebbe probabilmente chiuso la partita. Salvatore, per tornare al titolo della trasmissione, il Palermo non riesce a chiudere le gare, anche quelle in cui vai in vantaggio come a Pisa e in cui continui a giocare con personalità. E allora perché? Ma io riparto da dove ha lasciato il discorso Fabrizio, perché ovviamente gli manca qualcosa. Per esempio la continuità, la capacità di non farsi rimontare, di essere più cattivo e cinico sotto rete, di approfittare, di mettere in banca il dominio tecnico che spesso esprime. Cioè, io la chiamerei proprio una questione di crescita o addirittura di immaturità. Cioè, sono stato il sostenitore del Palermo che, per quanto messo in mostra nel filotto positivo, poteva sperare per me anche alla promozione diretta, un'iperbole per definire il valore in quel momento della squadra. Il Palermo è stato anche sesto in classifica, non lo dimentichiamo, però nelle ultime 5 partite, che se ne dica, malgrado le prestazioni di Genova, le prestazioni col Frosinone, la prestazione di Pisa, qualcosa è cambiato. Se noi guardiamo le prime 10 e le seconde 10, tra le prime 10 solo la Regina, che è in caduta libera, ha fatto qualcosa di peggio. Tra le seconde 10 il Como ha fatto 9 punti, Cittadella 7, Cosenza, Benevento e Venezia 5. Poi c'è il Palermo con Perugia, Spal, Modena, Ternana 3 punti, Brescia 2 punti. Cioè, questo significa che non bisogna cullarsi, siamo in crescita, cioè quel percorso non ha trovato una sua collocazione, diciamo, quasi definitiva. Bisogna ancora lavorare tanto, perché il primo tempo di Pisa è stato perfetto, ma non basta, troppe occasioni perse, e la medicina in questo momento è migliorare il gioco d'attacco e aumentare il tasso di convinzione. Ora sentiamo anche il commento dei nostri tifosi e dei nostri ascoltatori, soprattutto quelli che su blogsicilia.it o su stadionews.it, tramite il sito, le pagine Facebook, possono interagire e ci possono guardare anche ovviamente su Video Regione, sul canale 14 del Digitale Terrestre. Detto questo, Salvatore, una precisazione doverosa la fa pure: 4 punti in 5 partite, e allora dobbiamo anche poi capire, e questo è l'eterno dilemma del calcio, se migliorare significa migliorare le prestazioni o migliorare i risultati, perché anche vincere in maniera sporca può anche essere un motivo di merito, e ci sono squadre che hanno vinto anche campionati o coppe, diciamo, con le vittorie cosiddette sporche. Fabrizio, ma qui dobbiamo anche poi trovare anche una pace su questo argomento, perché prima si diceva che il Palermo giocava male nonostante vincesse. Pace che non la trovi mai, però. Poi adesso diciamo che invece dobbiamo vincere, il Palermo deve vincere in maniera sporca quando ti fa una prestazione altisonante dal punto di vista tecnico. La verità perché è sporca, Fabrizio? Scusa, perché sporca? In maniera più convincente, non sporca. No, però dico, abbiamo passato una stagione a dire che Palermo, chi ci ascolta, a dire che Palermo non aveva un gioco, giusto? Adesso no, diciamo che il gioco ce l'ha e l'ha trovato. Adesso che ce l'ha, però non vince, quindi forse dovrebbe tornare a vincere in maniera sporca, quello che ha detto adesso Guido. Cioè, secondo me dobbiamo trovare una sintesi. La pace non la trovi, e neanche la sintesi, Fabrizio, secondo me, perché sono 100 anni che parliamo di calcio e poi alla fine alla fine conta il risultato. La verità è questa. Conta fare gol, però, anche. Esatto, conta il risultato. Appunto, nel momento in cui tu non fai gol, c'è qualcosa che non funziona. Lo diceva anche in qualche maniera Giuseppe nella sua sintesi sul bicchiere mezzo vuoto. Perché se tu domini, poi una volta può essere sfortuna, altre volte vuol dire che manca qualcosa. Ma credo questa è una squadra che non ha mai fatto messe di gol. Questa è una squadra che ha vinto. Ma è quello che sostiene anche Corini. E quindi c'è una struttura che è combinata in una maniera tale per cui il Palermo più di 2 gol, nella migliore delle ipotesi, è partita, non riesce a fare. Ma è successo molto di rado. Una sola volta ne abbiamo fatti 3 proprio al Pisa e non è bastato per vincere. C'era il doppio vantaggio. Esatto. Col Perugia vincemmo 2-0, ma fu una partita anomala, anche perché condizionata da un'espulsione del Perugia. E poi problemi. Devo dire che poi c'è anche il contrario. Cioè, voglio dire,
non hai mai subito, tranne che a Reggio a Terni in maniera stratosferica, hai perso a Frosinone. Palermo è una squadra difficilissima da battere, le ultime 13 partite, 14 hanno detto questo, tranne quella col Genoa hanno detto questo. Difatti 11 pareggi sostanzialmente. Ma scusate, ragazzi, io veramente certi discorsi però non riesco a condividerli, perché dice questa squadra ha fatto bene, nessuno lo nega, questa squadra viene da un inizio di campionato veramente difficile, è riuscita a trovare una propria identità, non è ancora all'apice, non ha superato determinate situazioni, però se tu guardi per esempio il Cittadella, giochiamo a Cittadella la prossima partita, sì. Se guardi il Cittadella inferiore rispetto a noi, guardando la classifica, ha un pareggio e una vittoria. Poi è lo stesso, quasi lo stesso percorso nostro, e fino a poche settimane fa era la squadra del momento. Il Palermo no, purtroppo ha perso la continuità, perché è una squadra che secondo me non segna quanto potrebbe segnare. Su questo proprio non ho dubbi. Sì, comunque la domanda originaria in realtà poi l'abbiamo un po' modificata, nel senso che la domanda non è, il Palermo gli manca qualcosa sicuramente, dovrebbe segnare di più e scopriamo l'acqua calda. Quel perché alla fine della domanda secondo me nasconde due possibili risposte. Una, se è un problema tecnico, diciamo calcistico, l'altro se è un problema di testa, anche quella va allenata e su questo probabilmente Corini ci lavorerà pure. Cioè, se è una squadra che è abituata a un percorso complesso per via dell'inizio, macchiato da 3 mesi vissuti in zona retrocessione, se gli manca ancora mentalmente l'idea di essere una, fra virgolette, grande, e quindi un problema psicologico. Vorrei sentire anche Giuseppe su questo. Ma io, se devo fare diciamo una classifica, ci metterei prima di tutto il discorso tecnico, Guido, perché qui la verità è che se non c'è Brunori che si tira fuori il coniglio dal cilindro, difficilmente gli altri riescono ad andare in gol facilmente. Cioè, la mia disamina di oggi è molto simile a un'altra trasferta recente, vinta però dal Palermo, ovvero quella di Ascoli. Bene o male è una partita che si è svolta sulla falsa riga della partita di 2 giorni fa, con la differenza però che ad Ascoli Brunori, anche dove anche lì sbaglia un rigore, poi però si tira fuori due gemme dal suo repertorio e vinci la partita. Quello che non è successo invece a Pisa, dove hai creato le situazioni pericolose ma non le hai concretizzate, perché non hai, magari sto dicendo una banalità, non hai gli attaccanti che può avere per esempio il Frosinone, ne hai solo uno di quella categoria lì. Ora vediamo cosa dice anche la tifoseria. Vediamo, Fabrizio, tu hai già adocchiato qualcosa, immagino. Sono come sempre tantissimi i messaggi che arrivano da parte dei nostri ascoltatori. Cominciamo con Leonardo Ferdico Rosanero: se Sibili fa il tiro della domenica, perché la colpa è di Corini, che stava amministrando bene la partita. Walter Guccione: buongiorno, i primi tempi contro Frosinone e Pisa sono da incorniciare, ma adesso spetta alla società capire a cosa puntare realmente quest'anno. Onorato Billetti: il miglior Palermo di stagione, specialmente il primo tempo, non ho capito il cambio di Saric, Pigliacelli rigorista, propone il nostro amico ascoltatore. Gaetano Covais: rimane un solo posto per i playoff, Parma e Cagliari alla fine entreranno e bisogna fare la corsa sulla Regina, che è in caduta libera. Poi c'è Alessandro Anna Fogagnolo, scusate, spero averlo detto bene, sicuramente il pareggio sta stretto, ma bisogna continuare con questo 11 e prima o poi tutti impareranno a segnare, ora con 38 punti dobbiamo divertirci. Ecco, questa frase qua però mi incuriosisce, perché in effetti questo Palermo raramente sembra divertirsi in campo. Salvatore, non so se riesco a trasmettere questo discorso della leggerezza. Non lo so se il Palermo si diverte. Io, se pareggio una partita come quella di Pisa, non mi diverto per niente. Io calciatore, cioè se io fossi stato un calciatore sarei uscito lì urlando tante imprecazioni, perché francamente è una partita che tu devi vincere non 1-0,
2-0, 3-0, 4-0, hai le possibilità. Cioè, che cosa manca? Il Palermo deve soltanto, secondo me, lavorare. Il problema vero, autentico, è che questa squadra nasce improvvisamente da un cumulo di circostanze, diciamo, negative, e poi piano piano adesso deve abituarsi ad essere protagonista. E non sempre ci riesci in 10 partite o 20 partite, spesso ce ne vogliono di più. E probabilmente la sofferenza del Palermo è questa. L'altra volta noi parlavamo di mancanza di personalità, adesso mi sembra che con Verre qualcosa è cambiata però. Cioè, Verre può essere il motore, diciamo, di tutto il resto della squadra. Certo, non ho assolutamente dubbi. Infatti quello che ti dicevo io poco fa era migliorare il gioco d'attacco. Intendo, cioè, ragazzi, non posso segnare sempre i soliti noti, bisogna aumentare, dicevo, il tasso di convinzione, perché ci vuole che anche, per esempio, gli stranieri, un gol dagli stranieri non è arrivato. Adesso lo dico perché faccio le classifiche degli stranieri di tutti i tempi, e i centrocampisti stentano, gli esterni qualche gol l'hanno fatto, sono gli unici ad avere dato una mano. E poi, giustamente, come diceva Giuseppe, non possiamo sempre dipendere da Brunori, ci deve essere un'alternativa, perché altrimenti non so come possiamo fare. Fabrizio, uno degli argomenti su cui si è dibattuto nel dopo partita è stato quello dei cambi. 5 cambi che hanno un po' modificato l'assetto, però devo dire che anche alcuni erano quasi scontati. Possiamo discutere di quello di Saric, che non mi sembrava molto convinto di uscire, là non so se c'è stato un qui pro quo sulle sue condizioni fisiche, e anche su quello di Brunori, che mi sembrava un po' stanco ma soprattutto un po' innervosito. Beh, quello di Brunori ci sta, dopo il rigore sbagliato non ha azzeccata una, ha sbagliato 2 contropiedi, ha fatto le scelte sbagliate. Qua nessuno vuole crocifiggere Brunori, ma ci sta che lui possa avere un momento di flessione, e quindi vanno studiate le misure alternative. Poi su Saric io tutta questa sicurezza che stesse bene e potesse continuare non ce l'ho. Credo che Seccorini l'ha tolto perché c'era qualche problema, o perché magari c'era una avvisaglia di problema e l'ha voluto preservare, anche perché Saric è in netta crescita. Ricordiamoci le 2 conclusioni in cui il portiere avversario si è dovuto davvero superare. Quindi in questo momento Saric è prezioso per il Palermo come lo è Verre. Poi Marconi ha avuto un problema, adesso attendiamo gli esami strumentali per capire l'entità, probabilmente non sarà nulla di così grave, però è chiaro che in una partita l'allenatore deve poter fare dei cambi. Cioè, era la terza partita in una settimana, c'erano giocatori che chiaramente potevano essere anche affaticati, in primis Brunori. Non capisco questo fastidio a vedere tutti questi ora cambi. Di Brunori parleremo nella seconda parte. Non sono a mio modo di vedere i cambi quelli che ti hanno determinato la mancata vittoria, no. Anzi, ci terrei a sottolineare la gestione di Corini in queste 3 partite in una settimana. C'è un aspetto che secondo me è stato poco sottolineato, cioè tutti presenti a Pisa con un centrocampo diametralmente opposto, con 3 uomini completamente diversi rispetto alla partita giocata 4 giorni prima. E quando fai cose di questo genere, per me vuol dire che sei davanti a un allenatore che ha in mano la situazione. Se fa cambi di questo genere, per carità, alcuni dettati dall'evenienza, perché per esempio c'era Gomez squalificato, comunque ne cambi 3 su 3, che non è un aspetto da poco. E ora apriamo anche questo secondo file della trasmissione, però volevo anche aggiungere che sul discorso dei cambi, e siamo sempre lì, io sono d'accordo che giocano in 16, allora vorrei fare una premessa, e chi segue Stadio News avrà valutato anche le mie valutazioni sulla partita. Cioè, io non mi sono fatto condizionare dal gol finale del Pisa, il Palermo ha giocato una bella partita, i voti sono stati abbastanza alti per tutti, perché questo era, diciamo, il succo della partita. Se poi quel tiro entra e cambia il corso delle cose è anche un po' disgrazia, però
È anche vero che mi aspetterei, ad esempio, da Valente o da Tutino, per citarne due che sono entrati a metà secondo tempo, qualcosina in più sulla scorta di quello che si era fatto anche prima. Quindi infatti il punto è sostanzialmente questo. Non mi condizionano i cambi, ma anche la qualità degli ingressi. Ma se tu mi dici perché non le vinci queste partite, perché il Pisa ha inserito un giocatore che ti ha fatto vincere la partita, il Palermo ha inserito due giocatori che non te l'hanno fatta vincere. Esatto, è molto semplice. Cioè, del Pisa, è un Palermo che si sta quando sul mercato fatto, del mercato di gennaio, l'unico giocatore che ti sta spostando l'ago della bilancia è Verre. È un poco forse grave se lo rivedremo in campo, vediamo Aurelio che ha ben impressionato, ma non c'hai quei giocatori che stanno determinando, a parte Verre, quelli venuti al mercato di gennaio, e quindi non hai Tutino che entra e ti trova il tiro alla Sibilli. Mentre invece Sibilli in due partite contro il Palermo è entrato e ti ha spaccato la partita, sia all'andata che al ritorno. La differenza è questa, non c'è molto da dire. E allora fatemi fare la domanda a Salvatore sul secondo tema, che è comunque strettamente connesso. Cioè quella di Pisa, dove abbiamo visto una formazione che nessuno aveva previsto nella sua globalità di 3-4 cambi, cos'è Salvatore? Un turnover oppure è il primo passo che Corini sta facendo? Potendo contare su Verre, potendo contare sulla maggiore integrazione dei nuovi acquisti, verso questo scatto in avanti di 10 partite che deve garantirti da un lato l'ingresso nei playoff e dall'altro anche la solidità e la competitività di una squadra che può dai playoff poi fare il colpo a sorpresa. Ma se vogliamo dirlo elementarmente, e guardare anche le etichette, direi che è turnover, ma è una maniera più complessa di turnover. Ha iniziato bene, ha svelato bene un po' il discorso Fabrizio, cioè le ultime tre partite hanno costretto Corini ad usare le forze, e quindi è da pensare che più che rivoluzione si sia trattato della logica di trovare gli uomini più in forma in questo preciso momento. E certo, ora è tempo di scelte sicure, fermo restando che i campi, oltre a rappresentare valide alternative tecnico e tattiche, sono spesso il frutto di un calcolo per tirare il fiato, per evitare squalifiche, per rallentare la reazione dell'avversario, per cambiare modulo o schema a secondo del risultato. Cioè, nessuna sorpresa, perché oggi si gioca, hai detto bene Guido, in 16. Certo, Soleri in campo dà il massimo e è a disposizione dei compagni. Tu lo puoi criticare, puoi dire quello che vuoi, ma questo è un ragazzo generosissimo che si mette sempre a rischio e ti aiuta i compagni. Altri magari non hanno questa capacità di rendersi subito utili. No, ma intendevo, sì, ho capito Salvatore, intendevo Giuseppe anche la scelta per esempio di Aurelio, che mi sembra un po' più offensivista rispetto certamente a Masciangelo, ma forse anche a Sala. Tutino è rimasto fuori, ha giocato Soleri, che è indiscutibilmente più punta centrale di Tutino. Ovviamente c'era Verre, il cui rientro era indiscutibile, però anche Di Mariano a destra, secondo me, ha dato delle belle garanzie. Di Mariano, che tra l'altro, secondo il mio punto di vista, ha giocato una partita eccellente sotto il profilo tattico, perché non ha mai sbagliato i tempi dell'inserimento, vedi i lanci di Verre per il rigore conquistato e per il gol segnato, ha coperto sempre bene la fascia, ha giocato con molta più essenzialità rispetto al solito, è l'unico appunto, ecco, il 2-0 che forse avrebbe chiuso la partita, ma onestamente chiedere a Di Mariano due gol nella stessa partita sarebbe stato anche un po' troppo. Ma anche su Di Mariano c'è da fare aprire una parentesi. E lo facciamo adesso fra un poco, perché c'è la pausa pubblicitaria, non cambiate canale, ci rivediamo qui fra pochissimi secondi e cominciamo a parlare di Di Mariano e delle scelte di Corini. Allora, rieccoci Fabrizio, eravamo rimasti a Di Mariano, alla sua scelta, diciamo, poi Di Mariano sulla fascia destra non è certamente un'invenzione, anzi è una collocazione direi quasi naturale, più protettiva probabilmente rispetto a Valente, che è più esplosivo dalla metà campo in avanti, ma meno in fase di copertura. Tutino, però, quella di Tutino mi è sembrata una mezza bocciatura, per esempio, se parliamo di scelte di Corini. Ma su Tutino credo che si sia trattato di caratteristiche dell'avversario, voglio pensarla così, per quanto Tutino, per come è entrato a me, francamente non mi sia piaciuto, io credo che possa dare molto di più dal punto di vista tecnico, con un avversario molto strutturato fisicamente serviva un attaccante che andasse a impattare contro i loro difensori centrali, e non è un caso che Caracciolo sia stato ammonito nei primi minuti della partita,
e infatti è stato poi sostituito all'inizio del secondo tempo. Io l'ho letta così. Su Di Mariano volevo dire che anche qua si sta iniziando un percorso nuovo. Cioè, Di Mariano ha sempre giocato nel tridente attaccante esterno di sinistra. Corini lo sta reinventando esterno barra attaccante a centrocampo a destra, e anche lì c'era probabilmente un percorso da fare, e probabilmente questo percorso lo ha portato adesso ad essere più dentro la tattica della squadra, a procurarsi il rigore, a segnare un gol, e poi chiaramente, come hai detto tu, chiedergli pure di fare il secondo gol forse sarebbe stato eccessivo, ma anche lì è un lavoro che è stato fatto su Di Mariano. Salvatore, tu l'altra volta dicevi una cosa che secondo me è sacrosanta a proposito di Brunori, e cioè che sarebbe Brunori e Tutino, dicevi Tutino deve giocare al servizio di Brunori e non al contrario. Ora hai visto un Palermo con Soleri in attacco che ha delle caratteristiche molto diverse. A me è piaciuto moltissimo, ma questo non è un mistero, perché io sono un estimatore dei giocatori che intanto danno tutto e che si mettono al servizio della squadra, cosa che Soleri ha fatto molto bene, non pensando al gol personale, ma al risultato di squadra. E devo dargli atto anche di un assist di esterno per Di Mariano per il 2-0 potenziale, che onestamente è stato forse poco sottolineato. E Brunori invece ha girato un po' largo, un po' a sinistra, non mi è sembrato vittima di Soleri, ecco, però ha un po' modificato la posizione. Il tuo giudizio? Guido, io poco fa non ho parlato dei singoli, ho parlato della situazione in generale, perché ovviamente secondo me non c'è una rivoluzione. E Corini sta cercando la soluzione migliore per trovare un Palermo più efficace in zona d'attacco e sempre compatto al centrocampo e in difesa. Ed è chiaro che deve procedere anche per, non soltanto per turnover, in quanto c'è necessità di cambiare ogni tanto qualche giocatore che non è all'altezza fisica, ma anche da un punto di vista di predisporre una situazione che riesca a far dare alla squadra il massimo possibile. Io devo dirti la verità, Tutino, a me non dispiace, Tutino è una classe immensa, giocate incredibili, però mi sembra che giochi prima a fare il fenomeno e poi ad aiutare la squadra. No, uno deve fare il fenomeno quando deve aiutare la squadra, cioè devi trovare tu la giocata migliore nel momento in cui gli altri non saprebbero farlo, tu che sei fuori classe lo sai fare. In questo momento ha perso un po' di occasioni per poter essere considerato proprio la spalla ideale per Brunori. Che Brunori sia in calo non ci sono dubbi, cioè a me, devo dirti la verità, non da adesso, ne parlavamo in privato, non sembrava nelle migliori condizioni, ma ci sta, è 2 anni che viene spremuto dalla testa ai piedi, ha segnato sempre lui, se non segna lui c'è la preoccupazione che la squadra non riesca a progredire, e anche la responsabilità morale, quindi la testa di essere il capitano e di dover dare sempre l'esempio. Non sono del tutto d'accordo su una cosa che riguarda proprio il discorso sulla squadra. Cioè, noi l'altra volta, ora interrogo anche Giuseppe che non c'era nell'ultima puntata, l'altra volta dicevamo dalla Ternana alla Ternana e abbiamo cambiato un po' il modo di giocare, potrebbe necessariamente cambiare il modulo. Allora, noi abbiamo visto un Palermo che ha fatto le cose migliori da, virgolette, piccola squadra, contro Genoa, Cagliari, Bari, vincendo le partite, quelle di umiltà e sacrificio. Adesso io ho l'impressione, perché nella domanda è rivoluzione o solo turnover, e tu hai risposto, Salvatore, legittimamente, però io il dubbio ce l'ho che il Palermo stia preparandosi a essere più offensivo, perché se tu metti Verre, Di Mariano, Soleri e Brunori, anche Aurelio, insomma, tutto lascia pensare che adesso il Palermo sta cercando un differente modulo o comunque un differente modo di interpretare la gara in maniera più offensiva. E in quel senso Corini deve ancora trovare la strada che porta al gol. Che poi, come ha detto Corini, e io lo condivido, con la Ternana alla fine hai rischiato di perdere, avresti meritato di perdere, però nel finale di partita le occasioni le hai avute.
con il Pisa hai trovato, oltre ai contropiede di cui ha parlato Fabrizio con Brunori, anche due conclusioni di Saric, per esempio, che sono una lieta novità, sia il fatto che tiri, sia il fatto che tiri nello specchio della porta. Quindi anche sotto questo aspetto qualche passo in avanti c'è stato. Giuseppe, tu non vedi questa, come dire, questa idea di un cambiamento definitivo per un salto di qualità che può riuscire o no, per carità? La vedo sicuramente, Guido, ma è un aspetto che abbiamo anche, diciamo, sottolineato nelle puntate precedenti in questa serie, per esempio tornando al famoso discorso dei cambi, cioè i messaggi che arrivano dalla panchina non sono mai messaggi sparagnini, cioè se esce un attaccante, entra un attaccante 9 volte su 10 dalla panchina, a maggior ragione da quando hai preso Tutino dal mercato invernale. Quindi il messaggio è sempre quello di avere coraggio e di cercare di vincerle le partite, di non accontentarsi di quello che può essere magari anche un pareggio. Lo ha fatto col Pisa 2 giorni fa, lo hai fatto anche con la Ternana quando eri in difficoltà e hai rischiato anche di perdere. Quindi sotto questo punto di vista il salto di qualità Corini lo sta cercando e sta cercando soprattutto di trasmetterlo ai suoi giocatori. Allora Fabrizio, ci sono ancora commenti tantissimi, capisco che sono argomenti dove ognuno si può sbizzarrire in teorie che sono tutte legittime. Ovviamente l'argomento che tiene banco è Brunori, se deve continuare a calciare i rigori oppure no, ma ne parleremo dopo. E questo ne parliamo nella terza parte. Ci chiedono notizie su Marconi, Verre e Di Mariano, che sono usciti malconci. No, diciamo l'unico giocatore che è da un attimo verificare è Marconi, perché per Verre si trattava di crampi, da quello che mi risulta. Di Mariano non credo che abbia grossi problemi. Poi c'è Agostino Anonimo che dice: sui tiri di Saric, Nicolas ha fatto due ottime parate. Roberto, due eccellenti, perché erano due tiri esplosivi da fuori. Infatti dico, cioè, i progressi vanno sottolineati, perché ci lamentavamo di una squadra che non tirava con i centrocampisti. Mi pare che col Pisa si sia visto qualcosa, come già sottolineato. E finalmente ci può lavorare una settimana adesso senza turno infrasettimanale, quindi Corini secondo me avrà più tempo per sviluppare alcuni discorsi. Roberto Bonaccorso: ancora nulla è perduto, l'anno scorso eravamo super giù così, poi scattò il viatico vincente, la differenza sostanziale è che prima c'era Baldini, adesso c'è Corini e non sono la stessa cosa, quindi un giudizio non propriamente positivo. T. Warren: la società è stata chiara e l'obiettivo è a portata di mano, però conoscendo la nostra piazza, se Palermo finisse al nono posto sarebbe per molti un mezzo fallimento. Questo però siamo sempre in una logica complicata. Il tifoso ha il diritto, il dovere di sognare. Io i tifosi che dicono vorrei arrivare secondo in classifica li capisco. Lo dice Salvatore, che non è un tifoso ma un critico, diciamo, attento, lo può dire un tifoso. Se tu vai ai playoff, secondo me il Palermo già il suo campionato in qualche maniera lo ha, le sue promesse le ha mantenute. Il problema che stiamo assistendo, secondo me, giorno dopo giorno, Salvatore, da agosto in poi, ha una crescita costante, che non è soltanto nel giocatore del calciomercato a cui sono più interessati i tifosi, ma anche nella strutturazione societaria, in alcune scelte che tu vedi fare. Cioè, questo è un percorso di una società che sta operando in maniera molto diversa, come siamo abituati, non soltanto a Palermo ma in Italia, direi, con fino ad ora tutti i passi, diciamo, rispettati, che poi piacciono. Cioè, io posso capire che il tifoso dice: ma avete i soldi, spendeteli, vinciamo lo scudetto. Beh, non è così semplice, così si va a sbattere. Fino a prova contraria, i discorsi sono stati mantenuti. Certo, adesso che ti accorgi che c'è un campionato più equilibrato probabilmente del previsto, quantomeno anche nelle parti superiori, sarebbe un delitto non andarci. In questo momento saremmo fuori di un punto, saremmo a maledire il pareggio di Pisa o magari qualche altro, o il pareggio mancato a Cosenza, però la verità, insomma, è che il Palermo comunque il suo lo sta facendo. Emanuele Drago: ormai siamo salvi, non abbiamo nulla da perdere, dobbiamo giocarcela per vincerle tutte, non abbiamo l'assillo di fare a tutti i costi punti.
Luciano Buetto, bisogna fare 4-5 punti con la salvezza matematica, poi bisogna pensare a cosa si voglia fare in futuro con questo organico attuale. Io sul fatto che siamo salvi ancora, diciamo, un paio di partite aspetterei, perché diciamo probabilmente ai 9 punti, probabilmente dalla, dalla zona retrocessione. Sì, ma probabilmente lo diceva anche il Modena 3 partite fa, ha perso 3 partite ed è di nuovo. Salvatore, che ridi? No, sorrido appunto perché i numeri sono questi e la B ti fa assistere a cose incredibili veramente. No, dico, tu un mese fa, un mese e mezzo fa, non penso che potevi pensare vagamente che la Regina rischia di uscire dai playoff, clamorosamente, e non potevi pensare che il Brescia sarebbe stata una delle tre principali candidate alla retrocessione, perché sta andando veramente male. Prima della partita di ieri con Cagliari mi pare che avesse fatto 2 gol in 10 partite, una cosa, sì, del genere, una cosa raccapricciante, e adesso tocca al Modena. Ma lo stesso Cittadella, che Salvatore giustamente indicava come la squadra sorpresa, metti che perde col Palermo, rischia di essere risucchiata. Quindi ancora salvezza, divertiamoci, ma ancora la salvezza guardiamola. Però posso dire una cosa su Cittadella? Certo. Cittadella ha fatto un mercato a gennaio calibrato sulle proprie dimensioni, che erano quelle di dover risalire. Ha trovato in Crociata un giocatore che ha segnato 6 gol, credo, in 8 partite. Guarda caso Crociata non c'è domenica scorsa, sabato scorso, e Cittadella perde. Tu hai fatto 2 partite senza Verre, e non lo sappiamo con Verre come sarebbero andate quelle partite. Cioè, ogni partita va analizzata per il contesto che ti offre. Non si possono, secondo me, tirare massimi sistemi. Perché, ti ripeto, il Cittadella con Crociata ha fatto mirabilie, senza Crociata ha perso. Io sarei calcio per i massimi sistemi, per la verità, perché tu non puoi giudicare un campionato da ogni partita che si fa, tu lo giudichi poi alla fine. Salvatore, giochiamoci le partite con Ternana e su Tirol con Verre in campo. Io me le voglio rivedere queste partite con Verre in campo. Ma queste no, sono, è così. Sai, queste... No, sì, è così, non, purtroppo, no, purtroppo in Serie B i giocatori che spostano. Tutti hanno i sei, ma la squadra esiste nella sua complessità, non è che esiste per un giocatore o due, perché altrimenti col Pisa si è visto cosa ha fatto Verre, quindi mi pare sotto gli occhi di tutti. In questo momento è il giocatore che ti sposta l'equilibrio. Cose incredibili quest'anno, da squadra che sembrava prima della classe, poi l'hanno hanno detto che non giocava bene, poi hanno però fa giocare 3-4 giovani. Non è che puoi dire non gioca Pogba e questi potevano vincere lo scudetto con Pogba. Io ti ho fatto l'esempio su 2 partite. In due partite non l'hai avuto Verre. In 1 l'hai avuto e hai fatto un gran gioco. Ci sarà un motivo. I se e i ma ci sono sempre stati nel calcio e faranno discutere. E, tra l'altro mi sto divertendo a guardare anche la parte alta della classifica, perché Bari e Sud Tirol stanno veramente insidiando il Genova, che oggi non potrà passeggiare in casa contro il Cosenza. Però fermi tutti, apriamo il capitolo Brunori e dei rigori, così accontentiamo un pochettino di tifosi che ci stanno martellando, diciamo, gli attributi da un paio di giorni. Brunori deve continuare a calciare i rigori, sì o no? Geraci. Ma la mia risposta è sì, perché io, perfetto, non so se ora ci arriviamo. Leone, sì o no? No. Vitale, sì o no? Sì. Sì. Monastra, sì o no? No. Siamo 2-2 e adesso via alle consultazioni con i tempi supplementari. Geraci. Ma io non so se Aurelio o Verre siano più bravi a tirare i calci di rigore. Questo lo sa Corini. Noi finora abbiamo visto 2 soli interpreti, Brunori e Tutino. Tutino ha sbagliato quel giorno, perché doveva andare con più convinzione, con più certezze. E il problema è non è solo di Brunori, è anche di Corini, nel senso che Corini dovrebbe trovare un'alternativa a quella che era una certezza. Quindi i due si assumeranno le loro responsabilità. Brunori alcune volte è perfetto, altre volte sbaglia. Quest'anno è capitato più volte. Il 50% addirittura dei tiri li ha falliti. Ma non è il caso di dargli la croce addosso, perché non è uno scandalo se Brunori sbaglia, ma non è uno scandalo neppure se in squadra c'è un altro rigorista. Io non so chi possa essere il rigorista. Questo ne parliamo, ma è la premessa. Piacere ha segnato pure su rigori, Verre ha segnato pure, sì, su rigori. Certo, ma certo, no, certo. Come Brunori,
era una certezza, e quindi in questo momento, anche quando sbaglia, per me non si discute. No, ma non si discute, Salvatore, su questo non, se ho per caso mancato io di chiarezza, lo vorrei essere indiscutibilmente chiaro. Cioè Brunori dal dischetto fa quello che può, se poi sbaglia è un errore che può capitare, ma non si discute né la professionalità né l'impegno né tutto il resto che riguarda Brunori. Il problema è se è opportuno, dopo tanti errori, continuare dal dischetto. Tu dici di sì, sentiamo il perché del no di Giuseppe Leone. Ma intanto perché è un dato statistico che comincia a essere davvero pesante, perché 4 rigori sbagliati su 8 dopo 2/3 del campionato sono veramente tanti, secondo me. Sono d'accordo che sul fatto che dice Salvatore, quando dice che è una responsabilità che si deve prendere Corini, giusto, se la deve prendere. Questo è un momento in cui deve essere l'allenatore a dire e a individuare negli allenamenti un giocatore che possa essere in grado di calciare i rigori al posto di Brunori, e non perché stiamo mettendo in discussione il valore di Brunori, lungi da me, penso lungi da chiunque di noi in questa trasmissione, ma mi viene da dire quasi per tutelare Brunori in questo momento. Quindi bisogna individuare un giocatore, a me viene in mente per dire Verre, che può essere un giocatore che per esperienza e tutto può diciamo assumersi questa responsabilità. E poi attenzione, queste possono essere anche scelte momentanee, cioè non significa che se io cambio Brunori in questo momento Brunori non deve più calciare un rigore. Vi ricordo un episodio e poi mi taccio. L'Ibrahimovic, che è tornato al Milan nella sua seconda esperienza in rossonero, era un giocatore che subito aveva dato il suo peso, faceva gol straordinari, ma ha sbagliato tanti rigori, tanto che a un certo punto ha cominciato a non tirarli più per un certo periodo, in accordo con l'allenatore. Stiamo parlando di Ibrahimovic. Anche Maradona ha sbagliato i rigori, e dall'altro canto, quando abbiamo dovuto, non voluto, ma dovuto far tirare qualcun altro perché Brunori era fuori, Tutino non è che ci ha rassicurato tantissimo. Fabrizio, le motivazioni del tuo deve continuare a tirarli? Mi sembra quasi una tribuna politica, ma va benissimo così. Ma perché penso che potrebbe essere anche un modo per tutelarlo, nel senso che lo puoi tutelare non facendogli più tirare i rigori, ma lo puoi tutelare anche continuando a dargli fiducia. Io credo che sarà un discorso che dovrà attivare Brunori in prima persona, perché è il capitano, perché deve capire lui come si sente, perché deve andare lui da Corini ne parlerà con lui, immagino, e decideranno il da farsi. Però tutto secondo me partirà da Brunori, e se Brunori si sente ancora di tirare i rigori, per quanto io posso anche essere d'accordo sul fatto che perché non farli tirare agli altri, oggi ho fatto un pezzo per la Gazzetta e studiando un po' di dati ho visto che il Pisa ha fatto rigori con 3 giocatori diversi, per esempio, però poi c'è il Genoa che ha Coda e li tira solo Coda, quindi non c'è una legge esatta, non c'è una scienza esatta. Secondo me un modo per tutelare Brunori in questo momento, che sta avendo un po' di frustrazione e un minimo di flessione, potrebbe essere quello di continuare a fare i tiri. Io dico che se fossi Corini parlerei con Brunori per dirgli: prenditi un attimo di tranquillità, sono più sulla linea di Giuseppe Leone. Cioè, intanto è una scelta che tocca all'allenatore e non al giocatore. Il giocatore, se gli dici vai al dischetto. No, nel caso dei rigori gli allenatori vogliono ascoltare prima il giocatore. Certo, ma il giocatore non la prendono subito di impeto la Voglio dirti, dopo 4 errori sul dischetto, che sono quasi un record, non so se è ufficiale o quasi un record. In Serie B è un record quest'anno. Brunori certamente non ha voce in capitolo, cioè non sarebbe, conoscendo la sua professionalità e la sua educazione, non sarebbe il tipo che vi dice continuo io dal dischetto perché me la sento, perché devo vincere la classifica dei cannonieri. Secondo me è una scelta che deve toccare a Corini, e che non è secondo me neanche particolarmente difficile, perché qui non c'è da togliere qualcosa a un giocatore, ma stiamo parlando di una situazione che riguarda il giocatore più voluto bene dai tifosi, più rispettato dalla squadra, cioè che non apre una, cioè non fargli tirare i rigori non apre una crisi per il giocatore. Quindi, scusa, c'è il sostituto da trovare, è lì il problema. Ecco, e lì arriviamo lì, cioè non è che se tira poi Geraci il gol è sicuro, e l'abbiamo visto con Tutino. Però io volevo anche darti un dato
perché il nostro buon Lorenzo Pace, che lavora per Stadio News, mi ha fatto una ricerca. Verre al 100% da professionista, due col Verona e due col Perugia, Di Mariano pure, due con Novara e uno con la Juve Stabia, mentre Tutino al 50% come Brunori, anche Soleric ha il 100% perché ne ha fatti due in Serie C con il Palermo e uno con il Monopoli. Poi, poi bisogna provarli chiaramente. Sai, a me a occhio mi verrebbe in testa di dire Verre. Scusami Salvatore, ti do la linea perché... C'è una notizia che riguarda Brunori, premiato al Gran Galà dello Sport, città di Castiglione Fiorentino, vince il premio Gianni Di Marzio, istituito insieme al presidente della Lega B Balata. Quindi il premio Gianni Di Marzio, sono contento sia perché si ricorda un grande personaggio del calcio come Gianni Di Marzio, sia perché lo vince Brunori. Dicevi Salvatore? Dicevo che i dati espressi sono un po' quelli più evidenti, perché... Per esempio Di Mariano, quando calciava i rigori con la formazione primavera, era infallibile ed era lui il rigorista. E ne ha segnati 5, 6, 7. Sì, questi non li abbiamo considerati perché diciamo, rappresenta una finestra. Ho capito. Verre, per esempio, ha sbagliato anche lui. Con la Under ha sbagliato una volta un calcio di rigore. Cioè, tutti nella vita possono avere problemi di questo anche tipo. Giorginio ha sbagliato qualcosa, diciamo. Ho capito, però il rigorista o c'è o non c'è. Ma secondo me il problema deve venire fuori, perché così io credo che Brunori abbia giocato indispettito la seconda parte della gara. Quando mi si dice che ha sbagliato la finalizzazione dei due contropiedi, io sono anche un po' meno d'accordo, perché non è che c'erano soluzioni molto più facili o alternative. C'erano due cambi di gioco da fare, Guido. Sì, ma non erano facili a quella non li ha fatti perché era innervosito. Ma perché Soleri non era del tutto visibile o facilmente raggiungibile. No. Io ti non dico però che vado a difendere Brunori. Quando esce Brunori non abbiamo neanche i contropiedi sbagliati, non abbiamo più niente, sì, ma non siamo riusciamo d'accordo a portare avanti la palla, certo. Valente non fa il suo tipo di lavoro solito e Tutino non ti dà la stessa profondità e sicurezza probabilmente di Brunori, quindi Brunori va anche... Non si discute, non Brunori va fatto un monumento per quello che finisce ha fatto. Finisce 2-2 fra Brunori sì e Brunori no, ma finisce anche la trasmissione, ce ne parliamo dopo Cittadella, vediamo se dobbiamo parlare di retrocessione o di playoff, perché qua non si capisce più niente in questo bailam di questa Serie B complicata, però l'importante è che non ci sono certezze, caro Fabrizio, che no. Ci sono tanti se e tanti ma che ci possiamo afferrare a ogni trasmissione. Grazie a Salvatore Seraci, a Giuseppe Leone, grazie a Fabrizio, grazie alla regia, a tutti voi ascoltatori che con pazienza vi sorbite quasi un'ora ogni lunedì. Arrivederci.